verbo è un dato importante, ma forse un po' fuorviante, nel senso che poi alla fine se sommiamo PDL, Fratelli d'Italia, si scopre insomma che comunque il verbo rimane a vocazione, come dire, destra, centrodestra. Solo che c'è una piccola differenza, siamo al 17% di differenza, no? Mi sembra il risultato da tener conto, rimane comunque la coalizione di maggioranza relativa della città, praticamente con degli scarti assolutamente per noi a dir poco soddisfacenti, insomma, non è che stiamo a pensare passo di viadotto. Se noi consideriamo due dati, sì. Il PDL rispetto alle altre regionali perde 6.000 voti, il PD rispetto alle altre regionali da Viterbo guadagna 1.000 voti, 2.000 voti insomma di Andrea Vice a livello regionale, a livello provinciale, mentre incassa il terzo. Non sembra andato di meno conto, no? E in termini comunque, se sommiamo esattamente comunque, che poi la matematica non è proprio della politica, anche se sommiamo seccamente PDL e Fratelli d'Italia, insomma siamo dei punti sotto, no? Dei punti e mezzo sotto. Fate la somma di quello che era prima, 44,90 arrivano a 31, sono 14 punti di differenza, no? Non mi sembra un risultato da poco, e questo avviene per le considerazioni assolutamente condivisibili che ha fatto il segretario. Sulla campagna di carattere amministrativo, la forza di un programma chiaro, l'autorevolezza e la rappresentatività dei candidati ovviamente ha fatto una grande differenza, e di questo non è che ne possiamo non trarre buon auspicio per la prossima sfida amministrativa che ci aspetta per il comune di Viterbo. Secondo me l'ha fatto scontato, credo, sono d'accordo con Andrea e gli altri amici, il fatto che tu hai tre schede davanti, no, e consapevolmente ragioni e dai un voto differenziato sulle tre schede. Lo stesso istante, non è una settimana dopo, no? Quindi qualcosa questo penso che significherà pure. Beh, questo, scusa se posso, questo significa indubbiamente che la gente ha condannato una politica nazionale sul territorio, evidentemente il partito è esistito, esiste tuttora, con gli amministratori, con i dirigenti, insomma c'è stato un lavoro sul territorio che chiaramente è stato sottolineato e ben sottolineato dalla gente che ha un consenso, la politica nazionale del partito, che io tanto tempo che lo dico, adesso sfrutto l'occasione per buttare una frecciatina, andrebbe aperta una riflessione seria per quello che è successo, partendo dalle primarie che sarebbero dovute essere, diciamo, più aperte per aprire all'esterno, quindi non limitarsi alla nomenclatura, perché poi è vero che qualcuno l'ha detto, si vincono le primarie poi si perdono le secondarie, perché di fatto questo è quello che è accaduto. Non aver capito fino in fondo quello che la gente chiedeva, perché Grillo nulla sarebbe stato se avessimo portato avanti seriamente il discorso del taglio dei tagli parlamentari, del discorso del finanziamento pubblico dei partiti, alcune cose insomma che Grillo, che sono poi è vero che noi non avremmo potuto fare da soli nulla sostanzialmente, perché poi lì c'è il Parlamento, però non abbiamo neanche dato, saputo dare l'impressione che volevamo fortemente quelle cose. Questa è la mia impressione, non è una critica, è una impressione che ho avuto, e il risultato elettorale alla Camera e al Senato sottolinea fortemente questa cosa. Quindi, per quanto attiene alle votazioni legate al territorio, invece c'è, diciamo, una rivalutazione del lavoro fatto sul territorio, del lavoro fatto dagli amministratori, del lavoro fatto dai dirigenti, però per quanto riguarda il nazionale le mie critiche sono assolutamente giustificate e giustificate. Ne traete qualche spunto dall'esito del voto anche in vista delle prossime comunali, qualche aggiustamento? Ma io sulle comunali adesso, voglio dire, ci sarà Alvaro e la coalizione riprenderà il lavoro, mi sembra avviato, i segnali ci stanno tutti. Ma qui siete tutti, no? Siamo rappresentanti, però se mi volevo sarà fatta adesso un'analisi. Lui ha detto no, ma lui ha il fatto territorio ha risposto in una certa maniera, mi scordate che c'è stata una macchina da guerra organizzata come Panunzi, che ha battuto il territorio e ha seguito, è stato seguito perché è conosciuto, c'è un retroterra e c'è una preparazione sotto il profilo, e non è un direttino, quindi ha tirato, non è un caso che del PD
Io volevo agganciarmi al ragionamento che faceva Federico Grattarola e che chiaramente nel condividere l'analisi del segretario è chiaro che noi dirigenti di questo partito il dato che a noi interessa non è quello di ieri ma è quello di l'altro ieri, cioè il 23% in questa legge. Noi lavoriamo su quel dato perché il segnale è molto preoccupante, perché lì viene segnalato un grosso disagio a tutta la politica del Viterbese e del territorio nazionale, e noi dobbiamo capire, riflettere e essere pronti ad offrire soluzioni a tutte le rivendicazioni che fanno parte del mondo di quelli che hanno votato per il Movimento 5 Stelle, perché altrimenti non abbiamo capito nulla. Cioè, noi il dato di ieri ci fa gioire perché il territorio è rappresentato da una persona che noi riteniamo valida e che possa risolvere le tante, aiutarci a risolvere, poi ci vorrebbe la bacchetta magica per risolvere, aiutarci a risolvere le tante problematiche di questo territorio elencate in campagna elettorale, ci vorrebbe tanto tempo per rielencarle, le conosciamo tutti. Il dato che a noi interessa e sul quale il gruppo dirigente sia provinciale che di Viterbo, anche in prospettiva delle prossime elezioni, lavora sul 23% e sul recupero di quel dato per riportarlo a numeri a noi più consoni, magari anche a migliorarlo, capire perché quel mondo di cui fa parte anche una parte nostra chiaramente ha votato e non ha trovato interessante le nostre proposte, perché è della sinistra, del centro-sinistra, alcuni spunti di quel mondo, no? Soprattutto anche della sinistra più estrema, quando la sinistra, il PC, poi chiamato in altri modi, parlava di reddito minimo, di impignoramento di una casa, non prendeva consenso, adesso lo prende, e noi dobbiamo capirle queste cose. Non lo possiamo capirlo oggi perché il campanello d'allarme, che è molto di più di un campanello d'allarme, è una botta di quelle che fanno male, che ci hanno fatto male, perché noi stiamo sul territorio e chiaramente cerchiamo di impegnarci per lo stesso. Quando il consenso prende una strada, diciamo, di dissenso della politica nazionale, noi ci troviamo chiaramente spaesati, e quindi di conseguenza dobbiamo riflettere. Presumo che nessuno possa oggi capire perché quel mondo ha trovato interessante quelle proposte gridate, neanche spiegate bene, però intanto lo spot ha funzionato e noi invece no. Quindi dobbiamo riflettere e capire, e in questo chiaramente ancora dobbiamo approfondire, perché dobbiamo, giustamente oggi incontro con la stampa, poi il segretario incontrerà le varie direzioni, sia locali che provinciali, per riflettere tutti insieme e capire e ripresentarci per recuperare chi oggi non ci ha dato il consenso, perché magari per le motivazioni che diceva Federico e anche ad altre non ci ha trovato credibili. Questo è il quadro.